All'inizio tutto era uno. Iram era la città nello spazio di un tempo glorioso. Poi tutto è cambiato. Mi chiamo Najib Rameh. E questa non è la mia città. Mi chiamo Najib Rameh e intendo tornare a casa. È qui che vive la divina Mena? Questa non è che una delle sue tante dimore. Lei non vive in nessuna, ma è in tutte. Oggi tornerà qui? La divina Mena è ovunque. Vaga per le colline, nelle valli. Se il buon cielo lo vorrà, oggi tornerà qui. Il mio nome è Najib. La tua barba mi rivela che sei un persiano. Sì, mi chiamo Zain. E ho viaggiato in Oriente e in Occidente. E infine sono tornato, perché mi sono sentito estraneo in ogni luogo. Ho conosciuto migliaia di persone e ho parlato. Non ho trovato nessuno che non fosse contento di vivere confinato nella propria angusta prigione. L'unico luogo che conoscesse davvero. Per molti anni ho udito storie sulla divina Mena. Sono rimasto affascinato da questi racconti e ho deciso di incontrarla per indagare sui suoi segreti e i suoi misteri. Chiedo perdono, signore. So bene che non sarei mai in grado di afferrare i misteri e i segreti della divina Mena, ma la mia speranza è quella di sentirmi raccontare da lei la storia del suo ingresso ad Iran, la città delle alte colonne. Allora non hai che da attendere, con cuore sincero, dinanzi alla soglia dei tuoi sogni. Se si aprirà, avrai raggiunto il tuo obiettivo. Altrimenti non potrai che prendertela con te stesso. Non riesco a comprendere le tue strane parole. Eppure sono semplici, al confronto della grande ricompensa che riceverai se riuscirai nel tuo intento. E cosa dovrò fare o dire al fine di dimostrarmi degna? È cosa vana riuscire a parlare ad Amena con parole o gesti.
perché ella non ascolta né guarda, ma con l'occhio della sua anima potrai vedere quello che non fai, e con l'orecchio della sua anima potrà sentire quello che non dici. Le tue parole sono molto belle e sagge. Ma anche se parlassi di lei per un secolo, il mio non sarebbe altro che un borbottio di un muto che tenta di intonare un bel canto. Ti offro la mia gratitudine, Zain, per le interessanti ed anzi vitali informazioni che mi hai offerto. La mia ansia di conoscerla adesso è più grande che mai. Tu sei cristiano, vero? Sono nato cristiano. Ad ogni modo, con tutto il rispetto verso i miei antenati, dai quali ho ereditato la religione e il nome, devo dire che se ci liberassimo di tutte le varie religioni, potremmo trovarci uniti e godere di una sola grande fede e vivere in perfetta fratellanza. Parli con saggezza, Najib, e sappi che nessuno come me ne è informato sulla questione di un'unica fede. E là è come la rugiada del mattino, che cade come gemme sui petali dei fiori. Sì, ella è proprio come la rugiada mattutina. Già udito, visto e creduto. Sono soddisfatto. Non accontentarti di una parziale soddisfazione. Se hai timore, perché sei qui? Vengo a chiedere di una questione che è stata a lungo oggetto di conversazione tra la gente. Quando mi sono trovato in vostra presenza, ho capito l'enormità del senso della vita e della verità di Dio. E ho avuto paura. Vedo nel tuo cuore che hai sentito parlare del nostro ingresso ad Iran e che ora desideri sapere dell'altro sulla città aurea. Se nel tuo cuore ci sono domande, chiedi e ti sarà risposto in piena sincerità. Io non sono nulla, se non un bambino che balbetta ed esita, incapace di esprimersi, incapace di esprimersi, incapace di esprimersi. Se chiudi gli occhi, se chiudi gli occhi, se chiudi gli occhi, percepirai tutte le cose dal profondo dell'anima e vedrai il mondo nella sua totalità. Se chiuderai gli occhi ed aprirai il tuo cuore e la tua percezione interiore, scoprirai il principio e la fine dell'esistenza. Quel principio che a sua volta diventa una fine, e quella fine che deve necessariamente diventare un inizio. E chi sa veramente vedere se stesso, vede la verità in relazione a sé, a tutte le cose e a tutta l'umanità. Tutto in questo immenso universo esiste in te, con te e per te. Tutte le cose del creato esistono dentro di te e tutte le cose che hai dentro esistono nell'universo. Allah, Wahba! Allah Akbar. Dio è grande. Allah Akbar.
Non c'è altro Dio all'infuori di Allah. Fuori di Dio! Dio e Allah sono la stessa cosa. Abbandona la tua rabbia. Puoi pronunciare il nome di Allah e rimanere cristiano. Perché Dio, nella sua infinita bontà, non conosce separazione tra nomi e parole. E se un Dio negasse la sua benedizione a chi segue un cammino differente verso l'eternità, allora nessun essere umano dovrebbe più venerarlo. Abbandona la tua rabbia. La tua vita non ha termine. Tu vivrai per sempre. Chi sono? Cosa sono per poter vivere in eterno? Tu non sei altro che te stesso. Sei una creatura di Dio. E perciò sei ogni cosa. Molti grandi uomini hanno ottenuto la loro gloria, abbandonandosi completamente al volere dello Spirito. In verità ti dico, e il tempo lo confermerà, che esistono legami tra il mondo superiore e quello inferiore, così come ce ne sono tra una madre e il suo bambino. Verrà mai il giorno in cui l'uomo scoprirà attraverso la scienza, la conoscenza e i fenomeni terreni, ciò che gli spiriti hanno sempre saputo tramite Dio e che i nostri cuori hanno sperimentato grazie al loro ardente desiderio. Sì, giungerà quel giorno. Dirò alla gente che Iran, la città delle alte colonne, è una città onirica, che esiste nello spirito e che la divina Mena vi è giunta grazie al desiderio e all'amore che nutriva per essa. Di anche che Iran è una vera città, che esiste ed è visibile come gli oceani e le montagne. E di loro che chi perde la via prima di giungervi dovrà dare la colpa alla guida, e non alla strada difficile ed accidentata. Di loro che chi non accende la lampada della verità troverà buia ed impraticabile la strada. Sotto la guida di Dio troverai la tua strada illuminata. Cammina nella luce della verità che la tempesta non può estinguere.